E rieccoci in studio dopo aver preso due dosi di valeriana intensamente. Dopo l'evento Mi di hanno somministrata. obbligato. Mi hanno Scusate, come si chiamava quello che ci davano quando facevamo il militare? Bromuro. 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 Il bromuro. Quello poi inibiva un po' tutto, non solo la verve intellettuale. Lei è rimasto traumatizzato perché lei ci domanda ancora quando finisce l'effetto. Va È bene, vero, ok, infatti. cerchiamo di tornare in noi. Vediamo se il signor Massimo De Manzoni è in diretta con noi. Buonasera, buonasera. Buonasera, direttore. Sto seguendo da qualche minuto, non capisco le preoccupazioni delle cose su Arcuri, io ne potrei aggiungere delle altre. Tra Ecco. l'altro, pochi sanno perché in Italia non si dice che il signore in questione è tuttora indagato per corruzione. Vero è che che i PM hanno chiesto l'archiviazione, ma allo stato egli è ancora iscritto nel registro degli indagati per quella vicenda delle mascherine, che il mio giornale ha raccontato diffusamente, che Vabbè, grida se un hanno po' chiesto l'archiviazione, vendetta. però questa gliela passiamo. Io mi domando come mai sono state pagate 44, se non ho capito male, 44 centesimi delle siringhe, che invece normalmente possono essere vendute a 0,44. Insomma, c'è chi l'ha dimostrato. L'azienda più importante d'Italia nelle vendite, trasmissione fatta sulla 7, se non sbaglio, ci ha fatto vedere a tutti Esatto. che le siringhe sono identiche e che costano e che loro l'avrebbero vendute a 0,4 centesimi e che non sono stati dietro a quest'appalto perché per loro era poco seria tutta la faccenda. Ora bisogna cominciare a dare delle risposte però ai cittadini perché... Prego. Il commissario Arcuri ne ha date quattro di risposte, nessuna delle quali convincenti, però in tempi successivi ne ha date quattro, attribuendo di volta in volta la responsabilità alla Pfizer che ha negato, all'EMA che ha negato, all'AIFA che ha negato, e quindi siamo ancora qui che aspettiamo la versione definitiva. Vabbè, sta a vedere che fa un po' è colpa mia. Vabbè, insomma, voglio dire, però questo è ancora più brutto, no? Perché io avevo perso questo aspetto. Se è vero che ha dato tre versioni diverse e tre entità così importanti hanno negato questa verità, cioè questo è brutto forte, insomma, perché non è tanto l'aver fatto un errore, che si fa prima a dire ho fatto un errore, non mi intendo di siringhe, non ho comprato le siringhe fino a ieri, non mi sono avvalso del consulente giusto. E mi hanno fregato perché faceva più bella figura. D'altronde uno, scusi, che si occupa di tutta la pandemia Covid da un anno, allo stesso tempo si occupa anche dell'Ilva. Dico, si occupa di parecchie cose diverse, no? Come no? Banchi a rotelle, tamponi, mascherine, siringhe, vaccini, Ma come mai questo signore ha padiglioni questa dove vendono grande i vaccini? capacità? Voglio chiedere a lei, perché è così ricercato e così rinomato? È l'unico Ha un uomo che legame abbiamo in Italia. speciale? Pare di sì, almeno per l'unico uomo che distribuisce questi incarichi, che è il presidente Conte. Ha un legame speciale con Conte. Questa è la risposta più plausibile, ma anche la più vera. Senta. Lui e altri, per esempio un altro che ha un legame molto stretto con Conte è Vecchione, a cui è stato delegato, non delegato, perché Conte lo delegherà forse adesso sulla spinta della crisi che lo sta investendo, ma Vecchione è stato messo a capo dei servizi segreti ed è una persona che ha un legame molto forte con Conte. Senta, direttore, a proposito della crisi che ha citato, che crisi si sta delineando? È ancora un po' prematuro, è stato solo un voto alla Camera con, diciamo, qualche episodio abbastanza importante, tipo Renata Polverini che lascia Forza Italia e vota la fiducia. Ricordo per quelli che magari non lo ricordassero, Renata Polverini è stata presidente della regione Lazio con il centrodestra, quindi insomma ha avuto ruoli anche importanti. Ecco, però dal suo punto di vista, come si sta delineando questa crisi di governo? È brutta, nel senso che il livello del dibattito oggi in Parlamento e alla Camera è stato particolarmente basso, oserei dire. Abbiamo avuto una relazione sconcertante del Presidente del Consiglio che non si è riconosciuto praticamente nessun errore, anche se qualche
problemino in Italia ce l'abbiamo e anche in paragone con il resto del mondo non stiamo affatto brillando, malgrado una narrazione ossessiva che ci dipingeva come un modello, adesso finalmente la verità un po' alla volta sta venendo a galla. Abbiamo il peggior rapporto di morti per milione in tutto il mondo e questo vorrà dire qualcosa. Però per il precedente Conte no, lui ha gestito benissimo la pandemia. E della parte economica stavate parlando voi, non sto neanche a ripetere, solo come dato macro siamo il peggior paese d'Europa come calo del PIL, ovviamente, però anche questo non ha scalfito le certezze di Conte che poi è andato a raccattare voti in una maniera francamente che non si era mai vista, cioè quasi quasi faceva i nomi e cognomi delle persone a cui si rivolgeva. Ho qui un ministero dell'agricoltura da piazzare, adesso mollo la delega ai servizi, e poi ci sono anche delle altre nomine da fare, cioè un livello veramente, veramente basso. E che dire, tutte le previsioni dicono che domani però il presidente Conte in qualche modo troverà una maggioranza, anche se non qualificata al Senato, e sulla base di questo incredibilmente continuerà a governare il paese. Prego, rettore, No, prego. dicevo direttore, ma ti risulta, buonasera innanzitutto, ti risulta Buonasera. che abbia anche detto, perché io non l'ho seguito, stamattina avevo altri impegni qui in Ateneo, che con la crisi lo spread è schizzato in alto? Perché ho Ha sentito detto anche qualche... questo, sì. Ecco, ma questa è una cosa proprio che denota... È una vergogna questo uso Se dello l'ha spread detto è veramente continuo. una cosa grave, perché lo No, l'ha spread ha... detto. Ecco, l'ha detto, me lo confermi, ma lo Confermo che spread... l'ha detto. È ancora più grave se vogliamo che qualche giorno fa il ministro dell'economia, quindi uno che dovrebbe maneggiare i conti teoricamente, abbia addirittura quantificato lo spread ci è costato 8 milioni. Stava parlando di un collocamento di buoni del tesoro nell'ordine di miliardi. Voi capite che siamo a livelli bassissimi, ormai lo spread viene Questo usato è come veramente sorprendente. il cane da difesa personale. Sì, Quando uno comincia a dire qualcosa che non va, eh no, c'è lo spread, adesso ma è un dato ti irreale, rispondo. cioè veramente lo spread non ha Certo, mai tenuto come in questa settimana di fronte alla crisi. È però veramente... il presidente Conte è riuscito a dire questo, esattamente questo, in Parlamento oggi ha detto che la crisi ci è già costata l'aumento dello spread. Domanda, c'è una notizia che leggo adesso, no? Su quale voglio un commento. Ripartire i vaccini anti-Covid anche in base al PIL della regione. La richiesta dell'assessore lombardo Moratti al commissario Arcuri. Quindi il neo assessore Moratti. Moratti chiede praticamente di dividere i vaccini non in maniera in base alla popolazione, ma in base al PIL delle regioni. Le regioni più povere, il vaccino, gli penso. Lo voglio mandare per primo, così possono andare a lavorare le regioni più ricche per ultime, immagino. No, non No, credo il che sia questo. contrario, va È il bene, il contrario. contrario, purtroppo. Allora Stesso domando, penso che volesse il contrario. volesse il contrario, va bene, ho capito male. Allora voglio dire, lei che cosa ne pensa di questa cosa? Beh, no, io, cioè, se la cosa sta esattamente in questi No, termini, non lo so, abbiamo letto un articolo. è leggermente, cioè, se è così, no, cioè, inaccettabile, Però, direttore, l'ho questo è sentita evidente. già questa cosa un po' di giorni fa. La disse Qualcuno l'ha Angelo detta. Sciocca, europarlamentare Lega, in Ecco. maniera un po' più colorita, però Più praticamente, ruspante, sì, sì, più ruspante, il però concetto era lo stesso e se lo sono mangiato, Sciocca, anche forse Però questa è la giustamente, perché... vicepresidente adesso Però della questa, Regione insomma, sì, Lombardia, è per la cui neo assessora Letizia Moratti. un peso maggiore. Sì. Diciamo che volendo riconoscere delle attenuanti, che io voglio riconoscerle anche perché è la signora di valore, questa è la spia della disperazione, nel senso che, come abbiamo visto, i vaccini arrivano col contagocce e quindi... Ci si azzuffa per cercare di recuperarli. Ha detto Probabilmente è questo che intendeva dire. bene, questa è la spia della, ha detto? Disperazione. Disperazione. Cioè, è una disperazione che comincia a coinvolgere i cittadini perché lo stress è in aumento, le malattie dovute non al Covid, ma dovute proprio alle malattie da stress, le malattie da esaurimento nervoso.
sono in aumento, ho letto di recente, il 10% addirittura tra i bambini, tra i ragazzi, che fanno una vita evidentemente un po' diversa. Tra gli adulti si sfiora il 30% in più della media. E quindi siamo arrivati in una condizione difficile. Ora, questa condizione difficile, secondo lei, per le notizie che lei ha, il 29 ci sarà questa approvazione di almeno un altro vaccino che poi comunque si conserva anche con più facilità, e cioè questo AstraZeneca, o no? Questo esula dalle mie. Non arrivo fino lì, No, diciamo così. perché sai, Sono io in attesa come tutti di sapere. No, no, ecco, no, ma gliel'ho non fatta abbiamo invece. informazioni privilegiate su questo Gliel'ho fatta questa e ce la domanda godiamo tutti perché queste. le prime volte che abbiamo sentito parlare a livello giornalistico del fatto che questo vaccino non sarebbe entrato, cioè certe notizie le hanno sapute prima i giornalisti di noi, al punto che io, insomma, mi sono fatto, non voglio entrare in complotti particolari, ma mi sono fatto un'idea, perché ad oggi nessuno, secondo me, ha nemmeno l'idea chiara questo vaccino quanto immunizzi, perché si parla del 75%, del Sì, 70% sì. o del 95%. E qualcuno, cioè, c'è un po' di confusione, perché se questo vaccino si fa 2 volte con 2 dosi, a me sembra chiaro che è stato detto che dopo la prima volta hai un 70% di immunizzazione e con il secondo vaccino, va bene, Con richiamo. cioè con il richiamo, Hai completo. benissimo, hai 90%. completo e arrivi intorno al 90-95%. Non capisco perché si continui invece a dire che il vaccino AstraZeneca si ferma al 70%. Allora, o quando noi abbiamo sentito e parlato con l'amministratore delegato, ci ha detto una fandonia, ma non Però credo. quando è stato ospite era parecchio tempo fa e ancora non c'era stato il blocco. Ma lui ci ha Perché? detto in maniera molto chiara, no, c'era già il blocco. Era già No, stato. era un primo blocco che durava 2 o 3 Era già. giorni, poi si Sì, è ma lui. No, rinormalizzato. quando abbiamo sentito noi, c'era già stato il blocco perché a lui praticamente abbiamo chiesto quando sarebbe arrivato e lui dice: il blocco è utile perché noi ora facciamo una mezza dose e poi facciamo la dose intera. E ce ne siamo accorti da. Ora, io sono un po' così perché, insomma, secondo me. Questo vaccino cambierebbe parecchio le sorti di tante realtà. Eh? Costa 2,50 euro contro i 26-28 euro che paghiamo oggi gli altri vaccini. Non si conserva a meno 80, lo possiamo tenere in un normale frigorifero. Ce ne sono pronte 40 milioni di dosi. Insomma, ca cambiano tante cose E per l'Italia. sì, però bisogna aspettare l'approvazione. E francamente se ne parlava di più prima, adesso è un po' uscito Della dai radar. validazione? No, ma io credo che Dovrebbe arrivare però a fine gennaio, mi 29 pare. gennaio, 29 29 gennaio, gennaio l'appuntamento. come diceva il direttore, poi bisogna vedere cosa succede. Bisogna vedere cosa succede, però Vabbè. io sono lievemente ottimista sul fatto che ci sia la Ma il validazione, direttore cosa ne effettivamente. pensa di questo problema con la distribuzione dei vaccini Pfizer? Alcuni che si è arrabbiato, non arrivano. Oggi si parla di ulteriori ritardi durante la settimana, perché la Pfizer ha risposto candidamente: stiamo facendo dei lavori, no, nell'impianto del Belgio per aumentare la distribuzione. Però è uscita pure una notizia che pare che le dosi siano state dirottate negli Stati Uniti perché Biden aveva chiesto di fare un piano di vaccinazioni molto, molto corposo e quindi deve rispondere anche ai cittadini americani. Questa vicenda come l'ha letta lei, direttore? Ah no, si è bloccato. Infatti no, Ecco. pensavo che stesse concentrato sulla mia domanda. Comunque, la verità Ecco. di Ah no, oggi, eccolo, eccolo. eccolo, No, Mi perché era sulla. caduto un attimo la linea, Sì. scusa. Ha Sentito? sentito? Sì. Ho seguito quasi tutto, meno la domanda, ma stavamo parlando del vaccino Sì. AstraZeneca, se non sbaglio, e sulle coperture. Beh, le coperture del vaccino AstraZeneca sono variabili a seconda che si dia una dose intera o mezza dose come prima. Incredibilmente la mezza dose parrebbe, che è stata Quello che somministrata ti per dicevo errore io. ovviamente, parrebbe essere più Più efficace della efficace. seconda. Uno dei motivi per cui AstraZeneca è in ritardo. Dopodiché non tutti i vaccini hanno la stessa copertura. La Pfizer ha annunciato il 95%, Pfizer Moderna sono tra il 90 e il 95%, AstraZeneca era comunque di base più bassa,
E non deve meravigliare più di tanto questo, perché il vaccino influenzale ha una copertura del 60%. Io mi rendo conto che l'influenza ci fa molto meno paura del Covid, però i vaccini funzionano così. E tra l'altro, di molte cose di questi vaccini ancora non le sappiamo, No, diciamoci la certo. verità. Però anche se non La sperimentazione è hanno, stata molto rapida. probabilmente come per l'influenza, anche se non hanno un'efficacia totale, magari viene in forma attenuata la malattia. Questo potrebbe essere già. Questo, Eh? questa, questa, questa con l'influenza avviene, c'è da augurarsi che Speriamo arrivi che anche con il avvenga Covid, anche no? Ovviamente, ovviamente. Vabbè, voi avete scritto stamattina: Arcuri si sveglia, il siero compriamocelo da noi. È una battuta o è una cosa seria? No, era si svegli, alcuni si svegli, era Ah, un'invocazione Arcuri si svegli. Io perché. ero stato ottimista perché poi dopo avevo letto che dice, siccome la Germania l'ha fatto, facciamolo anche Appunto. noi. Israele lo ha Facciamo fatto, anche noi, facciamolo anche era un'esortazione, perché noi. Un'esortazione. è evidente quello che sta succedendo che il vaccino è poco, pochissimo, nonostante il record di cui ci stiamo fregiando. La verità è che la vaccinazione di massa non è ancora cominciata. Certo. Abbiamo fatto una vaccinazione che il professor Bassetti quindi, definisce cosmetica. La Gli vaccinazione di israeliani massa sono non è ancora cominciata. arrivati intorno ai 5 milioni di vaccini già fatti Certo, e hanno gli israeliani hanno fatto una cosa molto precisa, hanno pagato di più. sì. E hanno Molto, ottenuto molto semplice. l'immunizzazione del 33% della Soldi popolazione. spesi, 5 milioni di Bene, vaccini fatti direttore. su Bravo, bravo. 10 Gli israeliani hanno milioni. fatto un discorso di ragion di Stato. Hanno Soldi detto: che spesi cos'è la bene. cosa più importante che possiamo fare nel 2021? Vaccinare al più Giusto. presto possibile tutta la popolazione. Anche se li Perché per pagavi. quanto No. ci costi, No, per ma hanno quanto ci fatto di più. costi, sarà un guadagno. Hanno acquistato il Certo. brevetto per produrlo loro. È Anche stato hanno fatto. fatto questo, ma le dosi di Pfizer che hanno acquistato le hanno acquistate 3 volte 4 il prezzo che ha Il pagato prezzo, l'Unione così dici. Europea. Risultato, loro ce li hanno, la fornitura regolare, abbondante, e stanno vaccinando tutti. L'Unione Europea abbiamo i problemi che Quella è una. avete No, appena rispecchiamo. illustrato, cioè la Pfizer che annuncia che adesso per una settimana non potrà consegnare, consegnerà la settimana prossima. Questo è il problema. Noi Sì, ci no. siamo affidati all'Unione Europea. No, tra l'altro Quasi appunto. tutti, la Germania che si fida un po' meno, poi si è 30 procurata la milioni scorta se di l'è 30 prese, sì. milioni a Extra. parte. Noi stavamo così giornalisticamente esortando Arcuri, ma non è che Arcuri ci dia molta retta, non ha molta simpatia per il mio giornale, anzi penso che ci odi proprio perché era uno sparo nel buio. Vabbè. Diciamo. Beh, una cosa è sicura. Facendo e andando avanti con il ritmo di vaccinazioni che noi abbiamo in questo momento e anche nella più rosea delle ipotesi, in fondo all'anno, così come siamo messi ora, saranno vaccinate sì e no 20 milioni di persone. Quindi 20 In milioni di fondo all'anno persone. 2023, cioè il calcolo è stato fatto sul Sì, ci 2023 vuole con l'anno questo ritmo. 2023. È E evidente che il ritmo sinceramente non non credo dovrebbe che noi, essere questo. ma anche perché c'è da dire che non sarà nemmeno così. Perché se il vaccino dura un anno, è chiaro che se non si fa velocemente il giro, non si arriva al 2023. Perché comprando queste 4 dosi, alla fine verrà fuori il Questo è anche un quesito. altro Rivacciniamo quelli che problema. abbiamo già Però vaccinato? a giugno-luglio dovrebbero essere pronti 100 milioni di dosi del vaccino italiano. Questo ci è stato Ma raccontato. no, 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 100 milioni di dosi 100 milioni, no. di un vaccino che. Se Ecco, si supera, supera esatto, però tutte le di un fasi, vaccino però, che oggi è perché nella ancora fase è in fase 1 1. e sta nella fase 2 e Certo. 3, speriamo di. A giugno bisogna Però arrivare. ci è stato detto anche Sì, qui c'è stato che per detto, però c'è stato giugno-luglio. anche detto in maniera molto intelligente, oserei dire, questo è quello che ci Che ci aspettiamo, dai, non speriamo, c'è stato certo, detto che che ci sarà così. auguriamo, no, per carità. Va bene, direttore, no, c'era un film, se non sbaglio, Non ci resta che Non ci piangere. resta che piangere. Per Ma voi giornalisti, quando pensate di essere vaccinati? Per ultimi, immagino. ultima, noi. Ma io sì, non penso che siamo una categoria a rischio Detto. particolarmente, però si va per fasce d'età, per cui è anche una questione di Ma ho età, i visto un decani certo della categoria. assembramento veramente intorno a Conte l'altro giorno. Ho visto Perché ha fatto una una marea di passeggiata persone. in centro. Quello è un assembramento buono. Ci sono gli Buono. assembramenti buoni e gli Ah, e quelli assembramenti cattivi. cattivi. Se vai a comprare qualcosa in un negozio
e spendi un po' di soldi, sembra un momento cattivo, anche se per caso ti hanno incitato, invogliato ad andarci col cashback. Se invece vai a sentire il verbo di conto, è un assembramento molto buono, di cui non ti può succedere assolutamente Va bene, nulla. Beh, no, prego. direttore, non credo che voglia sottrarsi alla nostra conclusione di puntata. C'è anche C'è un stasera. rito, c'è un rito. Lei è appassionato di calcio? Giocavo ai miei Ah, tempi, beh, allora puoi mi farci ricordo ancora compagnia, qualcosa. direttore, perché adesso, prego, Bandecchio, dica lei. No, a me nemmeno mi facevano giocare, stavo pensando che lui giocava. Va bene, siccome lei deve sapere che questa emittente è di proprietà dell'Università Niccolò Cusano e anche una squadra di calcio di Serie C è di proprietà dell'Università Niccolò Cusano, e nonostante tutto noi gli vogliamo bene sempre a questa squadra di calcio che da 3 o 4 anni, anzi da 3 anni, da quando ce l'abbiamo noi, perde e basta. Quest'anno non parliamo perché non si sa bene come andrà a finire, però è finito il girone, diciamo, di andata e questa squadra miracolosamente, insomma, sta reggendo botta. Vediamo, e se stiamo parlando della Ternana. Quindi la squadra della Ternana anche ieri ha giocato una partita, direi, contro una squadra forte, la Juve Stabia, oltretutto una squadra retrocessa giusto quest'anno, giusto l'altro anno, La dalla serie B. Serie B, quindi una squadra, direi, prestazionale, che gioca un bel calcio con una struttura aziendale anche societaria importante. La partita anche ieri è stata fatta e la Ternana ha dimostrato, come dice un mio amico, che sicuramente forse Dio non ci vuole bene, ma non gli stiamo antipatici. Lui usa un termine diverso. No, perché la Juve Stabia, poveracci, hanno preso due traverse, due belle traverse piene. E devo dire che anche noi a un certo punto abbiamo preso una traversa, solo che noi l'abbiamo presa di sguccio e la palla è entrata dentro, Vabbè, però mentre la loro. vittoria è meritata, adesso non Sì, voglio no, essere. sì, chi vince sempre, però bisogna anche dare merito Per carità, all'avversario di quello che ha fatto, e quindi voglio dire, un po' di sfortuna ogni tanto capita, e noi ultimamente, non lo diciamo, ma siamo un po' fortunati. E adesso noi finiamo la trasmissione facendo vedere un po' la sintesi della partita di ieri, che spero la nostra redazione abbia voluto fare completa, non come l'ultima, dove mancavano tutte le azioni buone della squadra c'è avversaria. stato un lavoro di censura. Sì, però l'ultima volta è stato un lavoro di censura. Quindi adesso noi la sottoponiamo, nonostante la sua plomb seria, a questo momento così ludico, dove vediamo quello che è successo ieri in campo. Molto volentieri. Divertiamoci con Juve Stabia Ternana. Attenzione a Peralta che ribalta il fronte. Peralta! Col sinistro a incrociare. Gioca titolare e fa la differenza. Diego Peralta, il quiz arriva al 28esimo, 1-0. Peralta, stretto il pallone, passa, Suárez la tocca, attraversa riga, ma poi è gol, ha segnato la Ternana, Emanuele Suárez, gioca anche lui da inizio, la novità di Cristiano Lucarelli e fa 2-0. Peralta, avvantaggiato, piazza in porta, la palla del 3-0, Peralta, altro assist e gol. 3-0 per una Ternana, imprendibile. Orlando prepara il cross insidioso, secondo palo, colpo di testa e palla sulla traversa. Alessandro Oliva, classe 2002, la mette lì, primo palo, altra traversa, stavolta di Romero della Juve Stabia, non è finita, Ripa, esterno della rete, doppia chance per la Juve Stabia. È finita dal Romeo Menti di Castellammare di Stabia, altra vittoria supersonica della Ternana di Cristiano Lucarelli.
come le stavo dicendo, ha visto, ora non ci avevo fatto caso, ma noi abbiamo sbucciato due pali. Un gol di fortuna. Eh? Però un gol di fortuna, gli altri due erano buoni. Beh, anche il secondo però ha Primo. sbucciato la traversa a Quello è pelo, un eh. bellissimo tiro, quello è stato il gol più bello. Sì, quello è stato un gol Primo. molto bello, sicuramente. Il Però ha primo sbucciato la diciamo che traversa, sto vedendo. la difesa della Juve Stabia ha qualche cosa da rimproverarsi sul Sì, primo gol, perché l'ha vero. lasciato arrivare molto Sì, molto avanti. il Il primo gol secondo un po' di sicuramente fortuna, c'è stato il qualcosa terzo da un fare. gol spettacolare, molto Sì, bello. sì, sì. Però devo dire che la Juve Stabia sono queste due traverse. Però sul 3-0 l'ha Vabbè, presa, eh. ho capito, sul Su 3-0, però 3-0, comunque è andata. Vabbè. un conto. Questa è stata la partita di ieri, l'ultima partita del girone di andata che ha visto la Ternana chiudere al primo posto e quindi, come dicono i Siamo bravi, speranzosi. campione d'inverno, insomma. Campione d'inverno. Secondo me è più importante la primavera, ma comunque, a parte questo, io Sicuramente. ribadisco quello che ho detto l'ultima volta, io ho già scommesso un euro qui tra amici sul Bari, noi continuiamo a fare i playoff. E comunque, direttore, se ti viene la curiosità, su 264, cioè c'è la partita in diretta alla Ternana, perché questo signore ha comprato i diritti e quindi le trasmettiamo in chiaro tutte le partite, sia in casa che in trasferta. Qui sono il Sui Bari, sì, 264. Bari, Sì, Catania, su questo questo canale. canale qua. Però lei dovrebbe scrivere un Perfetto. articolo importante su questo argomento. Dopo che noi abbiamo comprato i diritti televisivi della Ternana, che non voleva nessuno i diritti televisivi della Serie C, mi sembra di aver capito che anche a Sky hanno comprato i È vero, diritti televisivi sì. delle altre partite interessanti della Serie C. E mi sembra che un'altra piattaforma televisiva, addirittura internazionale, su satellite, abbia comprato tutto il resto della Serie C. Quindi noi abbiamo aperto un filone, cioè Però abbiamo. c'è una differenza sostanziziale, Bandecchi. Sì. La nostra è gratis. La nostra? È No. gratis. Allora, i diritti li abbiamo pagati No, 280.000 euro, poi noi li no, trasmettiamo, gratis la ma trasmissione. È gratis per gli noi li altri. trasmettiamo gratuitamente perché, Aspetta. come ha scritto, e qui chiudiamo, Paga. il Corriere dello Sport ha fatto un bellissimo articolo sulla Ternana questa settimana e ha definito la Ternana una squadra a conduzione fascio comunista. Ora, non so La chi è. Gazzetta, la La Gazzetta. La Gazzetta, Gazzetta. No, se scusate, no si arrabbiano. La scusatemi, strana la coppia. Gazzetta dello Sport. Quindi non so adesso chi fosse il fascio e chi fosse il comunista nella gestione. No, no, dicevo, Non però fa il così direttore cordito. non No, ha trovato uno dei due, non sappiamo quale. esatto. No, perché il direttore non sa che Lucarelli e lei erano i due Lucarelli è protagonisti. L'avrà intuito, l'allenatore. però. Lucarelli è l'allenatore e sicuramente sappiamo Certo. chi è il comunista, ma non sappiamo chi era il fascio. Adesso lo cercheremo Era con dei cura. due, però. Questo l'abbiamo saputo. Lo cercheremo con cura. Da Va di fatto, bene. però, una cosa bisogna dirla: noi trasmettiamo, e anche in quell'articolo c'era scritto, forse Bandecchi rappresenta la parte destra, diciamo, della politica, ma fa anche della beneficenza. Quindi, detto questo, mi sono salvato per, Sì, è diciamo, vero. a malapena. E sì, no, non è una critica per il direttore della Gazzetta dello Sport, che oltretutto è un ex paracadutista. Glielo dico però con una sorta di sorriso. Perché ha scritto ex paracadutista lui che sa benissimo che un paracadutista Non è resta mai ex. paracadutista tutta la vita e non è mai ex? Vabbè, comunque Ma ora non lo ho sa finito nemmeno il direttore, con. No, magari. come? Il No, no, lo sa, direttore è lo sa. un paracadutista? No, Quindi. no, non lo sa che è Ah, stato lui. scritto No. così. Sì, Vabbè. probabilmente. Va bene, stavamo Ah, può giocando. essere, può Stavamo essere. giocando. De Manzoni, noi ogni tanto affrontiamo argomenti seri, ma ogni tanto ci fermiamo anche sul ludico perché sappiamo che il genere umano ha una fine. Stiamo chiudendo la trasmissione, lo dico anche a voi. Sì. E sappiamo che se non si ride ogni tanto, non possiamo sempre parlare di Covid o di governo alla frutta. Arrivederci a tutti, buonanotte. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederla.